prestigioso concerto con le voci straordinarie del coro della cattedrale di Southminster d'Inghilterra si è svolto nella chiesa di San Francesco da Paola di Fasano, prima data di una tournée che toccherà diverse città pugliesi. Il coro di Southminster, da più di 10 secoli, porta avanti una tradizione sacra e prestigiosa, un'educazione allo studio del canto e della musica grazie alla Minster School, frequentata da bambini e bambine di grande talento musicale. Il coro è composto anche da 6 cantori adulti, affiancati da cantori ausiliari che vanno ad incrementare le possibilità dinamico-espressive per affrontare un repertorio più vasto. In effetti il programma della serata prevedeva un repertorio composto dai capolavori della musica sacra, con musiche di Byrd, Allegri, Britten, Gray, Blow, Wesley, Howells e Stanford, dirette da Paul Hell e accompagnate dall'organista White Jones. Quanto è importante appunto far conoscere questo canto alla gente in giro per il mondo anche. It's a great thrill for us. Per gli inglesi, diciamo, è quasi normale questa tradizione, quindi la danno un po', non dico per scontato, ma è una cosa che succede tutti i giorni. Però è molto bello portarlo anche all'estero, loro hanno visitato un po' tutta l'Europa, ed è bello stasera proporre proprio un brano di un compositore italiano molto famoso, Il Miserere di Gregorio Allegri, nella scuola romana, che sentirete da una voce di un bambino che canta come un angelo. Molto bello, quindi si ricollega alla tradizione della scuola romana. Le meravigliose voci del coro di Southminster, singolari ma allo stesso tempo racchiuse in un'unica ed esaltante melodia, hanno sicuramente regalato un momento di viva espressione artistica e musicale. Around Europe for centuries every cathedral in tutta Europa c'era questa tradizione di canto corale e adesso è sopravvissuta solamente in Inghilterra. E questi bambini che hanno dagli 8 ai 14 anni cantano tutti i giorni, prima di andare a scuola e poi al ritorno nel pomeriggio cantano i vespri e la messa la domenica, quindi è un grande impegno per loro. Un italiano in questo coro, come è nata questa passione? Sì, io sono emigrato in Inghilterra nel 2005. E ho cantato il mio primo anno in questo coro, che è della cattedrale di Nottingham, la contea di Nottingham, nel centro dell'Inghilterra. Poi ho cambiato altre cattedrali, ma sono molto felice di essere con loro per la seconda volta in Puglia, perché loro sono venuti nel 2008 e gli è piaciuto così tanto che hanno desiderato con forza di tornarci nel 2010. Quindi sono un po' un'eccezione, non ci sono altri italiani che fanno questa cosa qui.